Le 5 caratteristiche del complottista. Facciamo una premessa. Chi crea la bufala è persona che conosce le debolezze e le dinamiche dell'animo umano. Quindi purtroppo non è un cretino, ma sa che la sua bufala, per poter diventare virale, ha bisogno di persone che ci credono. I polli, insomma. E quindi andiamo ad analizzare proprio quelli. Caratteristica 1, l'ignoranza. Nel senso che ignora le basi del tema di cui si parla. Non è mai un tecnico specifico dell'argomento. Se si parla del 5G, non è mai un ingegnere elettronico o un esperto di campi magnetici. Mai. Sono quelli che nella bio mettono laureato all'università della vita. Oppure alla famosa università di Facebook, che incomincia ad avere allievi in tutto il mondo. 2, la presunzione. Il fagiano complottista ha un'alta concezione di se stesso. Si crede molto più furbo della media. Tant'è che tutto quello che viene detto dalla comunità scientifica mondiale è sempre una cazzata, lui invece è molto più furbo. Non ha l'umiltà di pensare che forse la maggioranza di questi scienziati studiosi, con onestà e dedizione, ha dedicato tutta la vita a studiare questi temi e forse ne sa più di loro. 3, l'ingenuità. Sono persone facili all'emozione. Forse hanno visto troppi film di intrighi internazionali, letto libri di catastrofi, no, libri secondo me non ne hanno letti tantissimi. Più semplicemente sono anime semplici a cui nessuno ha mai insegnato come si analizza un problema affrontandolo da diversi punti di vista e confrontando diverse teorie in modo oggettivo. In pratica gli manca totalmente l'approccio scientifico. È ovvio che allora potrà sempre trovare qualche dottorino laureato all'università di Timbuktu o qualche ingegnerino che salta fuori da chissà quale parte del mondo che sostiene che il 5G fa rimanere incinte le donne anche senza trombare. Ma a lui basta! E vai di bufala. 4. Malcelato desiderio di visibilità. E quel palcoscenico sono i social. Il complottista si sente l'alfiere della novella, il vero Golia che si oppone al regime contro il gigante delle multinazionali e che finalmente ha qualcosa da dire. Tipo i rompicoglioni del terzo piano all'assemblea condominiale, no? Che finalmente ha uno sventurato uditorio davanti. Prende la parola e parla per 2 ore di argomenti di cui non frega niente a nessuno. Ecco, così. 5. La caparbietà. Sì, perché quando ha abbracciato la sua teoria, il pollo va avanti come un rullo compressore, con bovina solerzia. Si esprime con slogan e triti modi di dire. Sembra uscito da uno di quei volantini ciclostili degli extraparlamentari di sinistra, quelli che davano davanti alla scuola. Quegli slogan con le terminologie incomprensibili che aiutano chi in realtà non ha idee e non conosce bene il problema. Non gli fa cambiare idea neanche il fatto che storicamente il numero di teorie complottiste che si sono rivelate reali sono prossime allo 0. E vabbè, insomma, queste sono le 5 caratteristiche. L'unico caso in cui il cospirazionista cambia idea è quando qualcosa lo colpisce. E di solito si tratta di una tramvata, tipo si prende il virus che diceva che non esisteva. Oppure si ammala pesantemente di altre sfighe, salvo poi guarire con cure tradizionali che lui prima criticava brandendo curcuma e fiori di Bach e roba del genere. Oppure essere salvato da un vaccino prodotto dalle multinazionali. O scoprire che, ahimè, ha un figlio immunodepresso. Ma è possibile che anche in questo caso il complottista, pur con le ossa rotte, dopo un po' ci ricaschi e vada a cercare qualche nuova teoria del cazzo a cui appigliarsi per poi poterne parlare di nuovo su internet. E poi sempre con quei toni da uomo qualunque, quello che ha capito tutto, scarpe grosse, cervello fino, quelli con quel tono fidati di me, ascoltami, dai retta un pirla. Ecco, appunto.